Cominciamo con International Superstar Soccer. Konami, ed eccolo qui, nel tutto il suo splendore. International Superstar Soccer. Mamma mia, quanti ricordi. Allora, ci sono diverse modalità di gioco, noi ce ne sbattiamo e cominciamo a giocare. Ne scegliamo una a caso. Scegliamo un giocatore contro il computer. Italia, Brasile. Un classico. Cominciamo. Eccoci qua. Testa o croce? Di solito scelgo croce, quindi testa. Tanto per cambiare ogni tanto, no? Testa, vedi? Che faccio bene. E palla subito, cioè. Campo in su, ok, quindi attacco andando in giù. Allora, quattro tasti. Con uno si passa, passaggio corto, passaggio raso terra, diciamo. Basta non passate così, perché altrimenti non andate da nessuna parte. Con un altro tasto si corre, quindi si aumenta l'andatura della corsa, come sta facendo adesso. È fatto tutto da solo questo. Col terzo pulsante si tira e col quarto si crossa. Questo è il cross e questo è il tiro, e il portiere ha parato. Una pecca enorme. Sarà che non l'ho ancora trovato, ma non esiste la possibilità, la possibilità di scegliere il giocatore più vicino al pallone. Te lo sceglie da solo, ed è una delle cose più fastidiose che ci può essere in un gioco di calcio, perché dopo vai a prendere gol. Ecco perché potessi decidere io, sarebbe tutta un'altra cosa. Qua ho cazzato io. E per quanto riguarda la fase difensiva, il quarto tasto, quello per crossare, va in scivolata. Il secondo tasto, quello che ti permette di correre, corri. E col terzo tasto segni! No, cazzarola. Io ho fatto, calcolo che io ho fatto, dalla lunga! Mamma mia, sotto al 7, io stavo a mettere! Non sono un amante del calcio, però ogni volta che gioco a sti giochi mi fomento come un bambino. L'ho dribblato e tiro! Niente, il portiere manda in angolo. La metto... panoramica dell'area di rigore qua, così, di giustezza. Non è che lo stavo a fare. Passaggio corto e io ho fatto, gliel'ho fatto. Ti spacco la rotula, ti spacco. Dove stai? Il portiere già sta a parare troppo, per i miei gusti. In questo caso mi ha detto bene, di solito è una tragedia. Allora, passaggio filtrante, non c'è nessuno. Santo Dio, sempre in bocca gliela tiro. Così, sta mezza rovesciata matta. Arbitro, pallone, preso la palla. Passaggio filtrante. E dai, 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 cazzo. Ah vabbè, ma tu stai a spazzare però, oh. Allora perché c'è nessuno? Se buttano... cazzo, qua gli ho passato io. Grazie. Vai Calfano. Cogliuto. No, chi cazzo ho passato? Oh, attenzione. Graziano, Ciccio Graziano. Vai col tiro. Ha premuto il tasto per così. Niente, questa era gol, Vabbè. Ho sprecato un'occasione d'oro come un pollo. Attenzione.
situazione. No! Arbitro fischia prima che arrivano in area. Fischia, fischia, cazzo! Attenzione! Non lo fa tirà! Non lo fa tirà! Grande rovesciata a spazzà! Via, 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 via! Esci, esci, esci! Mo non fischia! Pezzo di merda! M'hai fatto strippare fino all'ultimo e mo... vabbè. Cioè, 9 tiri, possesso palla praticamente tutto mio. Attenzione. Gliel'ho fatto. Gliel'ho fatto. Vai col tiro. No. Perché il portiere le para tutte? Cioè, non è che ci stanno altre cose. Tutte le para il portiere. Ma quello dove è andato? Cioè, vedi? Porca... non ti dà la possibilità di scegliere il giocatore, è una tragedia. Panoramica dell'area di rigore. Tanto stanno a 9 secondi, 4, 5, 6 secondi così buttati al vento. Dai. Oh, spazza, spazza, spazza. Come voglio uno stop di petto. Mamma mia, se la piano. Fermalo! Sbragalo! Vai! Vai Frank Zappa! Vai Frank Zappa! Tu devi segnare! Vai! 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 No! Ho saltato 8! Mamma mia! Sì, ma perché non posso scegliere il giocatore? Porca puttana. Fuori gioco. Ah no, non mi ha fischiato. Ci tu a de quando rifiati. Questo è un Brasile un po' rivisitato. In porta c'ha Yashin, cazzo. Non l'ha. Cioè il portiere l'ha prese tutte. Dai, passa acqua. Oh! Taglie cazzo! Cioè, esultato, la palla si è incollata sulla riga praticamente. Mamma mia. Rischiamo pure di cagarmelo per fare lo scemo. Che c'è la doppietta. Dai, yeah. Ecco fatto. Pareggiato. Via, 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 per l'amore di Cristo, via. Dove è andato quello? Passala qua. Passala qua vicino. Grande. Non te intromette. Questo io faccio di rovesciata, ma la sento super calda. E invece ho tirato. Arbitro, ho preso il pallone. Santo Dio, ma che... questo è uno sport maschio, santo Dio, c'è star contatto fisico, dai. Chiudi sto triangolo, chiudi sto triangolo! Sì, vabbè, ti saluto. Vaffanculo. Sì, qualcuno che va a temporeggiare per cortesia? No. Lascia, va un po', no, tranquillo, tranquillo, tanto. Stiamo già contro il Brasile, vai, vai. Fermalo! Fermalo! No, autogol! Mannaggia quel porco malefico! Io sono una pippa, per carità di Dio, ma sto gioco ha delle meccaniche di merda. Ha un gameplay di merda, santo cielo.
Ammetto che io sono una pippa, però, attenzione. Io ho fatto pochi cazzi. Grande. Mamma mia. Sono rincontrastato degli anticipi di testa. Pure stacco. È un femore di stacco. Dai, alzate che non t'ho preso. Contropiede, 3 contro 2. Yeah! Roberto Baggio, codino numero 10, è lui. Replay, fammi vedere. Stazione, te a gira. Attenzione adesso, ragazzi, catenaccio rinforzato, tutti davanti. Invece no, e invece no, gli faccio il terzo. No, catenaccio, abbiamo detto. Catenaccio, no, attacchiamo invece. L'avevo fatto. E porta a casa il risultato, ragazzi. Questo era International Superstar Soccer.